Arinia. Bella, piacere di vederti. Ci separa questo. Allora, ciao a tutti, oggi, buongiorno. Cara mia Roberta, abbiamo un personaggio che, nonostante la vita gli abbia presentato un conto molto alto, non ha mai, neanche per un istante, deciso di gettare la spugna. Ed è un esempio per tutti quanti gli altri, che si fermano magari davanti a piccole difficoltà. Bravo, io sono particolarmente orgogliosa di aver realizzato questa intervista, perché parliamo di una persona veramente grande dal punto di vista non solo professionale, ma umano. Stiamo parlando di Alex Zanardi, il grande campione automobilistico. Se pensate, a soli 13 anni ha iniziato a correre coi kart e poi è arrivata la Formula 1. Vorrei ringraziare anche Antonella Buonocunto che ci ha creato questo gancio fantastico. Già, settembre 2001, un terribile incidente sull'Austriring, dove anche Alboreto ha pagato con un prezzo altissimo. Sì. Zanardi era in prima posizione, a 13 giri dal termine perde il controllo della vettura, testa coda, e poi viene investito da un altro pilota, Alex Tagliani, e dunque un impatto violentissimo a seguito del quale Zanardi ha perso le due gambe tagliate di netto. Sì. Tra l'altro lui parla con molta serenità di questo momento, guarda proprio gli occhi che brillano, una persona serenissima, non si ricorda nulla, certo, dal momento dell'incidente in coma. Poi, bravo, è rimasto 2 settimane in coma, pensa che nessun medico al mondo avrebbe potuto dire che si sarebbe salvato, perché dal punto di vista medico era impossibile, non si sa ancora come sia stato possibile, e invece per fortuna è avvenuto, lui ha fatto una riabilitazione lunghissima, però grazie all'aiuto dei medici e alla sua forza di volontà incredibile riesce a fare ormai qualsiasi cosa, e soprattutto a realizzare il suo grande sogno, rimettere sulle spalle il proprio figlio, che era quello che desiderava tantissimo, e l'ha scritto anche nel suo libro, la sua autobiografia. Grande coraggio, andiamo avanti, perché sennò qui ci fermiamo col groppo in gola. Sì. E anche tanto senso dell'umorismo. È vero, è spiritoso, dice che ormai lui, anche se si rompe le gambe, non ci vuole niente per sistemarle, perché comunque ha le protesi, per cui fa battute anche sulla sua situazione, proprio tagliando ogni quanti mila chilometri. La vive proprio bene, ed è questa la cosa fondamentale. Ed è importante, perché poi molte persone che hanno le protesi si vergognano e non escono in pubblico, e l'impegno di una persona così popolare e anche la leggerezza con cui vive questa condizione credo che sia di esempio per tante persone che, guardando Zanardi, possono dire: sì, esco di casa, non mi vergogno di niente, semmai sono gli altri che si devono vergognare. E non solo, e faccio tantissime cose importanti. Certo. Alex ha avuto e ha una grande fortuna di avere una grande donna al suo fianco. Sua moglie Daniela, che ha conosciuto, pensa, 20 anni fa, lei era una team manager nell'ambiente automobilistico. Ma dai. Si sono innamorati all'inizio di nascosto, perché non si doveva sapere, e si sono sposati, pensa, 11 anni fa a Las Vegas, e il 31 ottobre scorso sono tornati a Las Vegas, hanno festeggiato gli 11 anni di matrimonio, e poi adesso si sono spostati a New York, perché quest'oggi ci sarà la maratona di New York, di cui parleremo, certo, più tardi. E come si definisce, come ama definirsi Alex nella vita di tutti i giorni? Come, allora, uomo? Mi ha detto che è una persona molto dolce, si vede, dolce e sensibile, e invece che sua moglie è molto forte, decisa e energica, insomma si compensano alla perfezione, e pensa che non hanno mai avuto un momento di crisi, che meraviglia. In 20 anni di matrimonio. Beati loro. E allora, vediamoci questa intervista ad Alex Zanardi, soprannominato anche Pineapple, set a dire Ananas, perché è proprio testardo e resiste a tutto. Prego. Siamo vicino a Padova e siamo nella splendida casa di Alex. Eccolo qua, ciao! Come stai? Io bene, ti vedo in splendida forma. Grazie. Questa casa! Grazie. Fammela vedere! È enorme! Se dici che è ben arredata, è merito di Daniela, che è in televisione diventa una zucca, non si vuol far vedere, però ha molto gusto effettivamente. Che brava! Grazie. E vedo che qui ci sono delle bellissime foto, ci sono anche dei bimbi, ma io so che tu hai solo un figlio. Sì, uno solo, gli altri sono i miei nipoti, sono tutti molto belli. Non starebbe mai a dirlo, ma ne vado molto orgoglioso. E qui siete tu e Daniela giovanissimi. Da molto giovani. Eravamo, state insieme da una vita. Eravamo a Creta, pensa. Incredibile che non ci siamo ancora stancati, soprattutto lei di me, però insomma, così va e così la facciamo andare. Questo è bello, delle coppie che funzionano. Sempre foto di famiglia, quindi sono un po' piccolino, eh? Sai, sono delle boe molto importanti nel corso della vita, perché qui Nicolò era nato, praticamente aveva meno di un giorno di vita.
proprio appena appena nata, avevi assistito al parto? Guarda, arrivai 2 ore in ritardo, anzi come io uso dire fu lui che fu 2 ore in anticipo. Io ero a Vancouver, in Canada, tornavo da una gara, un parto prematuro e arrivai veramente con 2 ore di ritardo. E qui invece? Beh, quello da un punto di vista sportivo è stato un giro di boa, un altro giro di boa molto importante, perché la mia prima vittoria ad altissimo livello in questa categoria americana che si chiama IndyCar, e quindi insomma un momento che mi ha cambiato abbastanza la vita. Daniela è sempre presente in questi momenti. Si pensa che lei era il mio team manager, poi invece di assumerla per lavorare esclusivamente per me l'ho sposata, così ho risparmiato sullo stipendio. Senti, però noi siamo qui soprattutto perché tu stai per compiere un'altra delle tue grandi imprese. Eh sì, un'altra mia trovata. Comunque te ne voglio parlare in un'altra stanza. Ah, allora portami. I quadri di Matitaccia, un caricaturista, tra l'altro anch'io ne ho un paio, sì, ci siamo conosciuti tanti anni fa quando facevo lo sport a Tele Monte Carlo. Allora, Alex e Daniela hanno un figlio. Hanno un figlio che si chiama Nicolò. Che però non corre, non ha mostrato... No, guarda, anzi, non ha proprio nessuna passione da questo punto di vista, è anche un po' timoroso. Meglio, invece meglio. Il nipote, che è coetaneo del figlio, che ha 9 anni, Francesco, sembra proprio il figlio di Alex, perché è un appassionato di carte. E a proposito di quello che dicevamo prima, mi ha detto una cosa bellissima Alex, che il complimento più bello in assoluto nella sua vita l'ha fatto proprio suo nipote Francesco, che ha giocato con lui un pomeriggio e con altri bambini, e si prendeva talmente tanto in giro Alex, si è tolto anche le protesi per nascondersi nei posti più piccoli, che la sera il nipote ha detto a suo padre: io da grande voglio fare 2 cose, voglio correre sulle macchine importanti come mio zio e voglio non avere le gambe come mio zio. Dunque pensa cosa ha trasmesso Alex, ha trasmesso proprio l'ottimismo malgrado la sua situazione. Questo è stupendo, mi ha commossa quando me l'ha detto. Effettivamente, Zanardi è stato ricevuto anche dall'ex presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. E anche qui è stato molto spiritoso Alex, perché ha detto che l'ex presidente gli ha detto: oh, guarda, tu sei veramente un esempio per tutti con quello che hai fatto, però mi raccomando adesso basta, non fare più niente, perché poi non è più un esempio ma è veramente pericolo. E lui ha riso di questa cosa. Torniamo dalle parti. Andiamo di Padova, sì, è una casa troppo bella da vedere ancora, e poi è pure simpatico per cui. Quante cose! Tante cose. Cioè, rappresenta tutta la tua carriera. Beh, da un certo punto di vista è ovviamente la mia stanza dei giochi, perché questo è il mio sabato sera con gli amici. Ti piace giocare a biliardo? Sì, dopo una buona pasta asciutta assieme. O tagliatelle, che ha detto che sei goloso. O tagliatelle della nonna, una bella partitina. Poi qui c'è la mia storia in foto da un punto di vista di carriera. Quella foto là in alto a destra. Mm-hmm. Che ti abbracci. È il momento, sì, di un abbraccio sincero col mio compagno di squadra, un amico, un'amicizia nata su uno dei terreni più ostili. Cioè, in competizione, sì, però. Che portano in giro la domenica pomeriggio l'auto colorata allo stesso modo, e che quindi sono l'uno per l'altro il primo punto di riferimento nei confronti degli addetti ai lavori, dell'opinione pubblica. Quanti ricordi, che soddisfazione. E qui ci sono tutti i trofei. Svetta fra tutti il mio santo Graal, la coppa che vinse nel lontano 1980, la prima coppa conquistata. Avevi 14 anni? Non avevo ancora 14 anni, perché io sono nato alla fine dell'anno, ad ottobre. E... infatti hai compiuto da pochissimo gli anni. Esattamente. Eh? Parliamo del futuro, esatto, del successo, non che ci in sarà senso il futuro, assoluto. Successo in ogni modo, perché comunque vada sarà un successo. Beh, me lo auguro, insomma, per me lo sarà, non in senso assoluto, ma la mia prossima trovata è questa handbike, che appunto mi permetterà di partecipare alla maratona di New York in modo sicuramente alternativo, ma altresì competitivo, perché ci saranno più di 100 iscritti. Ti sei allenato tanto? No, purtroppo no, avrei voluto allenarmi un po' di più. L'ho deciso a un mese dalla fatidica data e quindi ho fatto quello che potevo, però insomma. Però tu punti ad avere un successo, ad arrivare, sai, addirittura mi dicevi tra i primi 10. Sono ottimista, poi bisogna vedere al lato pratico. Ma voglio che cosa anche verrà. Di riuscire di successo, che è bellissima, perché comunque trasmetti a tutti la forza di volontà, che è stata fondamentale anche nella tua vita.
Ma io credo che la scintilla che origina il tutto è sempre il proprio agire, no? Poi lungo il cammino, se sei fortunato, arriva un treno, salti sopra e fai molta più strada, molto più facilmente, in modo magari anche gratuito. Ma la realtà è che se non ti alzi e cominci a vedere quanti assi hai nel tuo mazzo di carte, non fai nulla nella vita. Quindi, è vero, è vero. Quindi vedrò a New York quanti assi ho nel mio mazzo di carte, dalla mia. Ti seguiremo con tanto, tanto affetto e insomma, in bocca al lupo. Grazie, eh? Che più lupo. Alex è la classica persona che restituisce piena dignità alla parola uomo e svuota di qualsiasi significato la parola normale, perché poi nella vita il problema non è evitare di cadere, ma sapersi rialzare sempre, ovunque e comunque. Credo che Alex l'abbia sempre fatto. Ma ha paura uno come Alex oppure no? Allora, mi ha detto: guarda, dopo quello che mi è successo non ho paura di nulla. Gli ho chiesto se è apprensivo nei confronti del figlio. Nei confronti del figlio sì, come guarda, è sì, ovvio che sia. Anche paura, perché sì, probabilmente ripensa a tutte quante le frescacce che ha fatto quando guidava il kart, dice se lo fa mio figlio. Sì, perché lui era uno scatenato anche da piccolo. Ma infatti si vede che ha la competizione nel sangue, sì. Tant'è che adesso va con questa handbike alla maratona di New York. Quest'oggi, per cui lo seguiremo, mi raccomando, con tanto affetto. Si è allenato, come ha detto lui, non tantissimo, però conta di arrivare tra i primi 10. Sicuramente, guarda. Speriamo che vada tutto bene. Ne riparleremo la prossima settimana. Credo che Alex, anzi credo di sapere abbastanza per certo che non abbia solamente nella vita un interesse legato allo sport e alla famiglia, ma anche qualche cosa che ha a che fare con la beneficenza. Questo dimostra ancora una volta che bella persona sia, perché pensa che segue dei bambini che hanno difficoltà, che hanno menomazioni, e lui, grazie ai suoi guadagni, procura delle protesi in questo ospedale che segue lui personalmente. Mi ha raccontato un aneddoto riguardante una bambina che con una protesi era felicissima, lo attendeva con ansia per ringraziarlo. E io gli ho detto: certo che queste sono le soddisfazioni della vita. Lui mi ha detto: pensa che io potrei acquistare tutte le barche che voglio, però non mi darebbero nessuna soddisfazione rispetto a queste cose. E insomma, è il ritratto di Alex, non c'è da dire altro, questo fa capire che grande persona sia. Bene, grazie allora a Roberta Ferrari, e sarebbe bello poter stare un sabato sera, ma non ci è concesso, a fianco di Alex in quel tavolo di biliardo a giocare con lui, perché essere amici di una persona così vuol dire essere a sua volta veramente una persona in gamba, perché di solito gli amici sono lo specchio di una persona. Grazie a Roberta Ferrari, in bocca al lupo ad Alex Zanardi, un abbraccio alla sua famiglia. Ciao a tutti, alla prossima, ciao Adriana.